Si è appena concluso Aria Sanremo, il concorso che porta i giovani talenti della musica italiana al Festival di Sanremo. Tra i concorrenti che quest'anno hanno toccato da vicino il sogno di calcare il palco dell'Ariston c'era il dianese Simone Alessio in arte Garibaldi. Garibaldi, hai perso per un soffio il pass per Sanremo 2020. Amarezza o nuovo punto di partenza? Ma guarda, sicuramente un nuovo punto di partenza perché il mio progetto andava al di là di Sanremo, ho un progetto discografico con Umberto Iervolino, è uscito il primo singolo un mese fa. Ho partecipato ad Area Sanremo come un'opportunità in più della serie, un po' di pubblicità gratuita, un progetto che era già solido. Diciamo che l'esperienza sicuramente è la cosa bella e positiva è conoscere altri artisti che inseguono il tuo stesso obiettivo, no? A livello di concorso, sinceramente, sono rimasto un po' non deluso perché non è che io mi aspettassi chissà che cosa, però mi sono reso conto che poi se ci trova a fare un'esibizione dove ci sono pochissime possibilità di passare, diciamo, oltre alle poche già possibilità che ha il concorso in sé, no? Quindi su 800 sono 8 i vincitori, poi addirittura solo 2 vanno sul palco. E comunque oltre a questo ti trovi comunque anche comunque ascoltando Striscia la Notizia, quelle notizie che sono uscito, ti trovi a capire che in realtà è una porta molto grande, ma in realtà è una porta che forse è già chiusa in partenza. E quindi quello, diciamo, è una piccola cosa che lascia un po' di delusione, non tanto per il risultato, ma pensando anche ai tanti ragazzi che fanno questo concorso, magari investendo i pochi soldi che hanno, perché comunque per partecipare a questo concorso bisogna avere un arrangiamento di qualità, bisogna avere un video di qualità, bisogna comunque fare degli spostamenti. Penso a un ragazzo che parte dalla Sicilia, dalla Calabria, per dire, comunque un grande investimento, e poi ti trovi lì che magari, tra che magari ascolti qualche artista che ti fa praticamente capire di essere già negli 8, tra quello che esce a Striscia e quello che esce lì, esce là, ti trovi in una condizione che dici: ma chi è che me l'ha fatto fare, no? Io da parte mia avevo un progetto molto forte e quindi il progetto è rimasto, no? E quindi non ho speso di tasca mia tutto quello che è il mio progetto, però comunque la delusione per il sistema più che altro rimane quello. Cambiamo registro ora e parliamo di te. Quando è nata la tua passione per la musica? Guarda, la mia passione per la musica è iniziata tardi in realtà, avevo 24-25 anni, io mi è sempre piaciuto scrivere, ho sempre scritto racconti, poesie, un po' racconti di quello che mi succedeva, di magari mie fantasie. A 25 ho comprato la chitarra, ho iniziato a scrivere racconti con la chitarra e ho dato una melodia ai miei testi. Ho scritto la prima canzone in dialetto ligure, Mieti, ho scritto altre canzoni in italiano e poi diciamo che il mio percorso è andato abbastanza molto veloce, diciamo. Nel mondo della musica ho già avuto diverse belle soddisfazioni. Ecco, hai citato Mieti, che è una canzone in dialetto ligure. Quanto è importante la lingua, che parlavano i nostri nonni? Ma guarda, io questa canzone, a parte proprio per una dedica personale per i miei nonni che l'ho vissuti molto intensamente quando ero ragazzo, quindi ho vissuto le tradizioni, andavo con loro a sbattere le olive, a fare l'olio, l'ho scritta anche proprio per questo motivo qua, perché è un peccato che si perdano queste tradizioni, la lingua veramente della tradizione nostra, e poi è quello che un pochettino la nostra cultura ci differenzia un po' da una zona all'altra d'Italia, no? Quindi penso che sia importante. Infatti ero andato anche a fare delle assemblee di istituto nelle scuole, parlando proprio di questo argomento, cantando Mieti, quindi sicuramente per me è molto importante. Visto che hai citato le scuole, di recente si sta dibattendo anche sulla possibilità di insegnare la canzone d'autore nelle scuole. Tu come la vedi? La vedo una cosa molto positiva, anche perché comunque la nostra cultura è basata sull'arte, è basata sulla musica, è basata su tutto quello che poi va oltre, no, la vita quotidiana. Quindi penso che sia importante insegnare l'arte anche ai ragazzi, insegnare chi ha fatto la storia dell'Italia, anche perché comunque noi continuiamo ad ascoltare canzoni di 30-40 anni fa. C'è un motivo se queste canzoni sono motivo d'orgoglio per gli italiani, no? Quindi io la trovo una cosa sicuramente da proporre o da fare proprio. Mi toglie una curiosità, perché ti chiami Garibaldi? Allora, Garibaldi è nata 2 anni fa questa storia, perché
proprio mentre facevo il mio primo tentativo con pochissime pretese ad andare a Sanremo. Avevo fatto questo viaggio in treno, io avevo deciso di fare le audizioni nelle Marche e le avevo passate e andando in treno avevo conosciuto tantissimi artisti provenienti da tutte le regioni italiane, no? E quindi sentivo che uno parlava in un modo, uno parlava in un altro, però sentivo che ci accomunava questo sogno, no? Di gli stessi sogni ma le stesse difficoltà. E io mi sono detto, ci vorrebbe una persona che unisce tutte queste persone, che poi non è diventata solo una cosa di cantautori, ma una cosa proprio di tutte le fasce, no? Cioè proprio un'unione tra le persone. E poi mi sono detto, ci vorrebbe il Garibaldi della musica. Ed ecco lì che da questo mio pensiero, alla sera sono andata a casa e con la mia chitarra ho scritto Garibaldi, che era proprio una canzone che parlava dell'unione tra gli italiani, più che l'unione d'Italia, no? E quindi io sono diventato, in questa canzone, io ero la figura del Garibaldi della musica. E da lì sono diventato, diciamo, Garibaldi. E a proposito, è in fase di incisione il progetto Garibaldi, vuoi parlarcene? Ma guarda, sono molto felice di questo progetto, mi brillano gli occhi dalla felicità perché ho conosciuto questo grande produttore, Umberto Iervolino, che ha lanciato artisti come Grignani, come Renga, e quindi è un progetto di ottima qualità. È un progetto molto ambizioso perché anche come sonorità è molto particolare, richiama sia il cantautorato italiano che la musica folk, che le musiche balcaniche, un po' alla Bregovic, diciamo. Ed è un progetto che è appena partito col Ballo Balcano, adesso devono uscire altri video musicali che sto già girando i video, ci sono già le canzoni e poi a inizio anno ci sarà questo lancio di questo disco e sono molto contento perché è veramente di qualità e ci sono molti professionisti che stanno collaborando. Per concludere, ci regali una nota di Ballo Balcano. Certamente, mi sono portato il mio Fabrizio. E il mio chitarrista con cui scriviamo insieme le canzoni, chitarra voce, e ve la facciamo.